Il secondo evento del 2014 per Meet the Media Guru, dedicato al design dei servizi, organizzato durante la settimana del Salone del Mobile. E Milano, con oltre 1600 imprese di design, di cui un terzo è condotta da giovani, si conferma nodo globale dei settori creativi. Ma come interviene Camera di Commercio per aiutare l'innovazione e la cultura? Camera di Commercio è da sempre vicina ai giovani, alle imprese e alla cultura, al design, e mai come questa settimana durante il Salone del Mobile abbiamo voluto portare avanti questo discorso di Meet the Media Guru, ma non organizziamo solamente questo evento, abbiamo sportelli per le imprese a livello culturale per cercare di interfacciare, mixare quelle che sono le esigenze degli enti, delle aziende con quelle che è lo sviluppo culturale del territorio. Ma design non è solo mobile, è anche progettazione di servizi, innovazione e cultura. I temi di Meet the Media Guru. Abbiamo capito che la cultura può essere una leva fondamentale non solo per la qualità della vita, ma anche per l'economia, per lo sviluppo dell'economia. Non è vero che con la cultura non si mangia. Penso che Paola dimostrerà che la cultura si può fare molto e si può appunto mangiare, che vuol dire trovare lavoro. Quello che è vero è che dobbiamo capire come uscire da una traiettoria che è molto solo conservativa, che è concentrata magari giustamente anche sulla valorizzazione dei beni, e provare senza con questo pensare di fare profit, ma a generare dei processi e dei modelli di economia diverso. Quindi alla base, secondo me, nella cultura, come in tutti gli altri settori che Meet the Media Guru ha affrontato con le sue varie ospiti e nelle tendenze che ha delineato, c'è un principio base che ritorna anche in questa serata. Io mi aspetto che venga fuori in maniera forte, che dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo fare un salto culturale, dobbiamo provare a innescare dei processi che si misurano con la realtà, ma che sono veramente innovativi ed inventivi. Se non si fa così e rimaniamo nei binari, nei solchi soliti, la cultura non fa un passo, come non fa un passo l'economia, come non cresceranno le imprese e quant'altro. L'innovazione e i nuovi modelli culturali si impongono con forza anche nel settore museale. Proprio di questo ha parlato Paolo Antonelli, signor direttore della ricerca e sviluppo del MoMA di New York. Sale gremite oltre 450 partecipanti per ascoltare il suo intervento. Una delle cose più importanti per me è non parlare di fruizione dell'arte, ma magari di esperienza dell'arte, e il modo in cui l'esperienza viene cambiata dalla tecnologia digitale, che penso che sia in questo momento lo spazio in cui avviene più innovazione, è un modo sia di apprendimento sia di esperienza diretta. Quindi ci sono artisti che lavorano già nello spazio digitale e che quindi creano le esperienze con la comunicazione e i messaggi che avrebbero una volta creato con acquarello magari o a olio, oppure con un video, lo creano con i bytes. Ma anche il pubblico si aspetta di poter anche imparare di più in anticipo nello spazio digitale, per esempio, per cui anche il modo, le guide, il modo in cui ci si può muovere in uno spazio dell'arte, che può essere un museo o una fiera, è mediato dalla tecnologia digitale. Anche il passato dell'arte quindi non sarà più quello di una volta. Che riguarda la sopravvivenza dei musei e delle istituzioni culturali. Da un anno e mezzo ho fondato, oltre a fare la curatrice del Dipartimento di Architettura e Design al MoMA, ho anche fondato un Dipartimento di Ricerca e Sviluppo per il Museo.